Cercala lì, cercala con fiducia e con rassegnazione, perché ricordati che non è poco ciò che tu sei venuto a cercare qui. Tu chiedi una persona viva, al lazzaretto. Sai tu quante volte io ho veduto rinnovarsi questo mio povero popolo? Quanti ne ho veduti portar via, quanti pochi uscire. Va preparato a fare un sacrificio. Già, intendo anch'io, interruppe Renzo, stravolgendo gli occhi e cambiandosi tutto in viso. Intendo. Boh, guarderò, cercherò in un luogo, nell'altro, e poi ancora, per tutto il lazzaretto, in lungo e in largo. E se non la trovo? Se non la trovi, disse il frate con un'aria di serietà ed aspettativa e con uno sguardo che ammoniva. Ma Renzo, a cui la rabbia riaccesa dall'idea di quel dubbio aveva fatto perdere il lume degli occhi, ripeté e seguitò: «Se non la trovo, vedrò di trovare qualchedun altro, o in Milano, o nel suo scellerato palazzo, o in capo al mondo, o a casa del diavolo lo troverò, quel furfante che ci ha separati, quel birbone che, se non fosse stato lui, Lucia sarebbe mia da 20 mesi!» E se eravamo destinati a morire, almeno saremmo morti insieme. Se c'è ancora colui, lo troverò. Renzo, disse il frate, afferrandolo per un braccio e guardandolo ancora più severamente. E se lo trovo, continuò Renzo, cieco, affatto dalla collera, se la peste non ha già fatto giustizia... Non è più il tempo che un poltrone coi suoi bravi d'intorno possa mettere la gente alla disperazione e ridersene. È venuto un tempo che gli uomini si incontrino a viso. E lo farò io la farò la giustizia, sciagurato! Gridò il padre Cristoforo con una voce che aveva ripresa tutta l'antica pienezza e sonorità. Sciagurato! E la sua testa cadente sul petto s'era sollevata, le gote si colorivano dell'antica vita e il fuoco degli occhi aveva un non so che di terribile. Guarda, sciagurato! E mentre con una mano stringeva e scoteva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé accennando quanto più poteva della dolorosa scena all'intorno. Guarda, chi è colui che gastiga? Colui che giudica e non è giudicato, colui che flagella e che perdona. Ma tu, verme della terra, tu vuoi fare giustizia? Tu lo sai, tu, quale sia la giustizia? Va, sciagurato, vattene. Io speravo, sì, ho sperato, che prima della mia morte Dio m'avrebbe data questa consolazione di sentir che la mia povera Lucia fosse viva, forse di vederla e di sentirmi prometter da lei che rivolgerebbe una preghiera là, verso quella fossa dove io sarò. Va, tu m'hai levata la mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te, tu certo... Non hai l'ardire di crederti degno che Dio pensi a consolarti. Avrà pensato a lei, perché lei è una di quelle anime a cui son riservate le consolazioni eterne. Va! Non ho più tempo di darti retta.